Bentornati su Rete 8, buon inizio settimana a tutti voi che ci seguite quotidianamente. Io lo annuncio sempre così, ve ne accorgete dal mio sorriso, con grandissimo piacere sono in compagnia del nostro Marco Caldora, finalmente tornato in puntata. Ciao Marco, che piacere ritrovarti. Il piacere non vi nego che è sempre, sempre il mio, ecco, non può che farmi onore questa cosa, Jennifer, Ah, lo io sai. sono felicissima perché qui mi sento veramente a casa perché abbiamo iniziato tanti anni fa È insieme ed è vero. bello vedere come, a parte che c'è una crescita continua della vostra Sì. realtà, del vostro ristorante, siete cresciuti tantissimo e Sì. poi tu hai sempre quell'idea diversa, riesci a creare sempre tanti piatti nuovi. Ma sì, perché poi sono agevolato perché comunque con il pesce si riesce veramente a esprimere qualsiasi fantasia, qualsiasi pensiero, ecco, qualsiasi Però pensiero, bisogna stare attenti perché il pesce è una materia prima eccellente, quindi poi se non la trattiamo bene, se non la curiamo bene, questo me l'hai insegnato tu, È vero. rischiamo magari di andare a rovinarla. Quindi insomma, dobbiamo avere delle accortezze particolari. E tu nelle tue ricette racconti sempre un po' questo bellissimo territorio. Siamo a Valle Vaux, siamo in inverno. Cosa c'è a Valle Vaux in inverno a parte il pesce? Ci sono gli agrumi, ci sono le Ah. arance, ci sono i limoni. Che Valle Vaux, poi Jennifer, non so se già l'ho detto altre volte, Valle Vaux ha la DOP per gli agrumi, quindi sono proprio gli agrumi di Valle Vaux. Ed è un prodotto che ne andiamo un po' tutti quanti fieri, Ma a parte il pesce. vedi, chef, noi tante volte comunque, ovviamente, potrebbe capitare che ripetiamo più e più volte gli stessi concetti, ma è un nostro dovere farlo perché potrebbe capitare che qualche telespettatore ha distrattamente perso qualche puntata o c'è qualcuno che magari si È vero. sintonizza con noi per la prima volta. Quindi è importante, laddove si utilizzano prodotti del territorio, raccontarli. Ovviamente siamo a Valle Vaux, siamo in Siamo in inverno. inverno. Utilizziamo questi agrumi speciali che hanno una caratteristica particolare. Quando li assaggi, cosa Fa fanno? torce le anche. È un detto che si dice perché tante. Ma questo succede anche perché tante volte, a parte che è particolare quest'arancia, diciamo, ecco, è Sì, particolare. Però buona. c'è tanta questa. Come hai fatto anche tu stamattina? Oddio, quando sono belle, posso. Cioè, c'è tanta Vero. voglia di raccoglierle che se aspettiamo qualche giorno in più che maturano un po' di più. Quindi questo detto viene perché si andava sempre a raccogliere un po' prima, quindi aveva sempre un po' Esatto, questo. onde evitare che magari si sprecassero, si mangiano in È anticipo e quindi vero, sono è particolarmente aspre, vero. ma sono buonissime. Ed Poi. era bellissimo, anche un'enciclopedia, non so se la Zanichelli, qual è Ah. questa enciclopedia nazionale, Sì. importante, se andiamo a vedere, mettendo agrumi di Sì. Valle Vaux, c'è proprio delle foto storiche della statale 16, ecco, Sì, negli ma anni secondo me anche 60. su Google, se i nostri telespettatori digitano, Esattamente. trovano qualcosa. C'è proprio delle foto proprio del tratto di strada proprio davanti a noi, dove erano proprio queste bancarelle che vendevano pesce, Bellissimo. cozze, agrumi, era proprio ricco. In questo periodo agrumi, cefali, cioè tutti pesci poveri, triglie, tutto pesce povero. I polpi, per esempio, che il Sì. polpo è anche che quando veniva pescato veniva sbattuto, Sì. veniva. Invece no, perché il polpo che si pesca adesso si mangia a Natale, capite? Perché si metteva in congelatore appunto a stenerire per un mesetto. E quello è un trucchetto che oggi con gli abbattitori, un lavoro che noi facciamo in 48 ore, mentre prima si metteva un mese prima al congelatore, appunto perché Certo. i macrocristalli che si formavano nel congelatore con il ghiaccio steneriva appunto il polpo. E oggi utilizziamo un bellissimo cefalo, pesce povero Esattamente. che abbineremo con gli agrumi di Valle Vaux. Comincio, chef. Esattamente. Allora, di cosa abbiamo Oggi bisogno? facciamo veramente, cominciamo con un antipasto, ecco, e facciamo un carpaccio. Allora, il cefalo, anche se è di carne bianca, viene classificato tra i pesci azzurri, come un pesce azzurro, Ottimo, ottimo. Quindi fa anche viene tanto classificato. bene. Esattamente. Quindi la prima cosa va abbattuto, e dopodiché l'abbiamo sfilettato, ecco qua il cefalo è questo, sono anche molto belli da vedere.
Ecco qua, che belle carni bianche Bellissime, che c'ha. sì, esatto, assolutamente sì, Perfetto. chef. E oggi facciamo semplicemente, infatti perciò ci siamo dilungati un po' con le chiacchiere perché abbiamo un po' di tempo, facciamo un carpaccio con Buono. un piatto crudo, con il cefalo e gli agrumi di Vallevò, le arance di Fantastico. Vallevò. Allora, per prima cosa abbiamo sfilettato il cefalo. L'abbiamo fatto tante altre volte in puntata a Sì. far vedere come si sfiletta, un po' di attenzione, si passa sempre la mano, il dito, sentire se c'è qualche lischetta, qualche Soprattutto cosa, un coltellino abbastanza flessibile. e si va a togliere. Dopodiché ci prepariamo, prendiamo un coltello, sempre, cerchiamo di usare sempre quelli Questo ti affilati, serve, chef? ma no, oggi non Facciamo a mi serve, meno. sì. Bene. Allora, e cerchiamo di tagliarlo il più sottile possibile, come se stessimo tagliando proprio un prosciutto a coltello, ecco. Un trucchetto, se non si riesce a tagliarlo perché la carne è troppo morbida, lo lasciamo, visto che è abbattuto, lo lasciamo appena appena un pochino ghiacciato, un pochino freddo, che agevola Il il taglio, taglio, sì. ok. Qui praticamente non cucinandolo andiamo a prendere tutte le proprietà nutritive di questo pesce che fa tanto bene. Ovviamente un pesce azzurro, non ve lo devo dire io, è risaputo quanto sia importante inserire questo alimento almeno 3 volte a settimana nell'alimentazione. Io dico forse magari 3 volte. Potrebbe essere un po' impegnativo, ma almeno una volta a settimana dovremmo cercare di mangiare questi pesci, ancora di più se sono pesci locali e di stagione, come sempre. È vero, Jennifer. Ecco qua. Poi in base In base a quanto abbiamo fame. facciamo il piatto. Poi prendiamo il succo di un'arancia o di Sì. mezza arancia, sempre dipende quello che vogliamo fare. Aggiungiamo dell'olio evo, ovviamente dell'ottimo olio evo, ma siamo in Abruzzo Giusto. e abbiamo l'imbarazzo della È vero, scelta, anche se questa non è stata un'annata non particolarmente. particolarmente buona, però È comunque sempre è buono. sempre buono. Esatto. Mal che vada, è comunque superiore. Io uso un biberon da cucina per un semplice fatto, perché se andiamo a emulsionare bene si crea tipo una sorta Una di cremina, cremina, sì. di una vellutata, ecco, così si agitiamo per bene. E poi andiamo a E condire. andiamo a condire semplicemente in questa maniera. Ecco Bontà, bontà, bontà. questo è un piatto dove non c'è bisogno uno chef che mi insegni a fare No, non queste è cose, vero, noi abbiamo bisogno delle idee, perché lo però chef crea l'idea al di là del piatto, poi a copiare sono bravi tutti, però l'importante è avere l'idea e noi tante volte a casa l'idea non ce l'abbiamo, perché corriamo, perché pensiamo ad altro, perché non è il nostro lavoro. E il vostro lavoro, quello di creare piatti è nuovi. vero, Siete Jennifer. qui per questo, siete di servizio per tutti i telespettatori di Chef in Cucina e per tutti i telespettatori di Rete 8 che si aspettano sempre idee nuove, piatti nuovi da poter replicare a casa. Allora, dopodiché abbiamo messo un pizzico di sale. Mi raccomando, usate sempre il sale marino per rendere l'idea il Sì, sale del tabacchino. va Ecco. benissimo, chef. Usiamo il sale marino, un pochino di prezzemolo. Qui abbiamo delle bacche di pepe rosa. Buonissime. Sì, sono molto molto Profumate, queste si possono profumate. mangiare, Certo, giusto? Le certo. dovete accaccare, masticare, Sì. perché il pepe rosa non è forte come Non è quello nero. assolutamente Non no. dà fastidio allo stomaco. E poi, Assolutamente qui abbiamo finocchietto, Sì, giusto? abbiamo dei fogliolini di finocchietto che ci dà semplicemente un profumo, Sì, ma sai, anche quel tono un po' di balsamico, balsamico, fresco. esattamente. È vero, Jennifer. Ci andrebbe bene anche un'erbetta cipollina che non disdegna mai, che è molto Così un non lo so, mi caso. sembra ancora più delicato. Mi piace in questo modo con il finocchietto, con la Sì. fettina di arancia, insomma, Eccolo qua. davvero tanta tanta roba, chef. Mi piace moltissimo. Questo poi, diciamolo, è un piatto che va benissimo anche per chi è a dieta. Super È dietetico, vero. Ecco qua. Lasciamo marinare 3-4 minuti in maniera tale che anche le carni un po' si marinano, un po' si cucinano con l'agrume, con lo coso, un po' di sale, semplice, semplice, e E voilà. dopo Ecco
a capofitto nel piatto. Ci tuffiamo nel pesce, chef, grazie. Ma grazie a voi, grazie tanto a voi. E rifate, usate questi pesci che costano poco. Costano poco, fanno bene e il gusto ci guadagna. A domani. A domani.